Salve a tutti e benvenuti nel mio quinto episodio del Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60fps su PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato il tempio del combattimento della palude di Acqua Nera. Avevamo incontrato anche il maestro d'armi, quella sorta di scimmia che somiglia molto, molto a Rafiki. E avevamo esplorato un bel po' della mappa fino ad arrivare qui, perché il nostro obiettivo è ancora quello di arrivare dal guardiano della palude, Warlock. I Moki ci hanno aiutato, facendo emergere dalle acque queste rocce. Ora noi però dobbiamo salire su questa roccia a forma di rospo gigante e parlare con Tok. Lo sguardo del grande Warlock si posa solo sui meritevoli. O così dice la leggenda. Ovviamente questo non è Warlock, è solo una grossa statua, giusto? A pensarci bene, non ha occhi. Come potrebbe posare lo sguardo su qualcosa? Futili leggende, bah! Sicuri che siano solo futili leggende? Noi intanto qua attiviamo una leva. Oh, fa scendere l'acqua fetida. Strano, giurerei che l'acqua nella camera era molto più alta un momento fa. È così ultimamente. Tutto cambia e mai per il meglio. Bah! Ma se si è abbassata è cambiato per il meglio, no? È andata via l'acqua fetida. Ok, dici solo questa cosa stupida. Warlock. No. Tok si chiama lui. Ah! Si gode. No, via. Attento, attento, attento. Ok. Saliamo di qua. Ah sì, ora ho l'adesivo perché ho... Ok, si può scendere qui. E qui sotto tra l'altro c'è una cosa segreta che non nota quasi mai nessuno. Eccola qua, la mia energia massima è aumentata. E qui possiamo prendere un'altra abilità. Arco spirituale. Tieni premuto per assegnarla e fai fuoco. L'assegniamo ad Ypsilon, l'ultimo nostro pulsante libero. Ed ora siamo diventati Legolas. Guardate, eh. Tac. Hop. Comodo, eh. Colpendo questi occhi si attiva qualcosa. Qui si attiva questo e noi saliamo. La dobbiamo attivare. Questa roccia e si sale di nuovo. Ci sono dei nemici qui in giro, sì. C'è una zanzara là che però ora noi possiamo colpire con le nostre frecce. Oh! Fuori? Olè. Tanto di energia ne abbiamo a volontà per ora. Ecco fatto. Qui invece bisogna fare un trick. Saltare, esatto, e colpirlo al volo. Abbiamo ottenuto una pietra oculare. Dobbiamo ottenere un'altra, gli occhi sono due. Oh, devo mettere un secondo in pausa. Ok, ci sono. Proseguiamo. Qui bisogna fare ancora un colpo al volo. Non ce l'ho fatta. Ci riprovo. No, meglio. Come vedete Ori già inizia a... No, qui effettivamente non bisogna fare un colpo al volo, si può anche tirare da qua, se non sbaglio. Non credo. Però si può saltare. Esatto. Dicevo, Ori inizia già a presentare comunque degli enigmi in cui devi usare un po' di abilità. Questa strana gemma a forma di occhio entrerebbe perfettamente in un'orbita oculare di pietra. Ora le abbiamo tutte e due. Possiamo quindi scendere. Ecco fatto. Si è aperto un passaggio misterioso. Valle di Warlock. E abbiamo anche un personaggio alquanto bizzarro qui. Twillen. Oh, lo straniero luminoso di cui parlano i miei clienti con tale soggezione. Dimmi, è normale cadere dal cielo per quelli come te?
Ho incontrato molte stranezze nei miei viaggi, dopo tutto. Oh sì, alcuni cadono, alcuni volano, alcuni vagano in cerca di una preda, alcuni strisciano. Ma tutti sono clienti, sai? Solo clienti che vogliono frammenti spirituali. Visualizza frammenti spirituali, noi da lui possiamo comprare dei frammenti che non troveremmo altrimenti nella mappa. Abbiamo questo che ci dà una cellula energetica addizionale, una cellula vitale addizionale, spezzali, infliggiamo danni bonus ai nemici volanti. Questo è molto utile, 10% di probabilità di infliggere il 50% di danni extra, che aumenta al 20% di probabilità di infliggere il 50% di danni extra. Questo per certe build è davvero interessante. Sovraccarico, riduce i costi di energia del 50% e aumenta i danni subiti del 100%, anche questo è molto utile per alcune build. E scambio è abbastanza inutile in realtà. Per adesso direi di non comprare nulla. Non fa niente. Parliamoli di nuovo. Ah, hai incontrato il viandante piumato, ovvero Toc. Non è ancora un mio cliente, no, no. Vedi, non condivide il mio modo di apprezzare i templi antichi. Ma sarebbe uno spreco terribile lasciare lì frammenti scintillanti, inutilizzati e dimenticati. Tuttavia, inseguire i clienti è stancante. Forse troverò un posto dove aprire un bel negozio. In un luogo meno umido. Ok. Guardiamo invece i potenziamenti. Possiamo potenziare Spericolato e aumentare sia danni inflitti che danni subiti del 25%. Oppure subire il 20% di danni in meno. Questo, il magnete, si potenzia praticamente completamente al prossimo livello, attirando le sfere da grandissima distanza. Grazie per l'acquisto. Ok, non ci dà più nessun dialogo. Bene. Non mi ricordavo più questa cosa. Bisogna stare attenti qua. O si corre veloci oppure... Vedete lì? O si corre veloci oppure si baita il masso. Però qui c'era un passaggio segreto che si poteva intuire dal fatto che ci fosse questo appoggio qui fuori. Bene così. E qui si deve andare ancora di arco e frecce. Oh. Vai. Abbiamo un Moki qui. Sei uno spirito, vero? Ho visto il tuo fantasma. Come? No, è vero. C'è un posto dove gli spiriti fantasma corrono e giocano. Una volta ho provato a fare a gara con loro, ma non sono così veloce. Le prove dello spirito, ultime notizie. Qui ne avremmo una. Secondo un Moki, degli strani piedistalli rivelano gli spiriti del passato. Avremo modo di vedere cosa sono più avanti. No! Ecco. Volevo farlo cadere e ritirarmi, ma non ce l'ho fatta. Abbiamo una leva da attivare qua. Come anche l'altra leva, ha diminuito il livello dell'acqua. Probabilmente ha aperto un passaggio sottostante e ha fatto sì che l'acqua fluisse via. Questa porta qui non si può aprire né con le chiavi di volta né con qualsiasi altro marchingegno. Ma come vedete qui sotto c'è un occhio viola. È quindi facilmente intuibile, cioè è facile intuire quindi che colpendo quell'occhio viola la porta si apra. Purtroppo però non possiamo farlo attualmente perché è per noi impossibile arrivare dall'altra parte. Guarda, possiamo provarci anche bene, ma è proprio una distanza proibitiva per noi attualmente. Dobbiamo quindi continuare a scendere. Così. E lo facciamo ritirare su. Questo dannato mostriciattolo fuori. Mentre qui vediamo che ci servirebbe un qualcosa per tenere basso questo piedistallo, ma non abbiamo ancora nulla noi. Tanto possiamo disintegrare questo mostro.
Ma possiamo colpire anche quella. Occhio, vai. E guardate cosa succede col pendolo. La pietra cade. Noi ora la portiamo più in basso. Sentite anche la musica molto carina. Nope, ho sbagliato. Va prima quell'altro. No, aspetta, aspetta. Ma ho detto aspetta. Perché si è partito comunque? Mistero della fede. No. Guardate. Oh. Due colpi ci servono per farli stare zitti queste cose. Ok, ora si attiva quello. Porta su questo. Vai così. Così. E il masso andrà esattamente dove vogliamo noi. Sopra questo piedistallo. Così che possiamo passare. Altre zanzare. Ok. Sono proprio fastidiosi da uccidere questi, eh. Ora questi sono a tempo, ma dai. Cioè, mi ha colpito precisamente quel nemico lì, tirando completamente a caso. Vai, vai, vai sulle spine, va. Mostro. Qua posso curarmi, ricordiamoci che abbiamo la cura. Stavo scivolando malissimo. Ecco fatto. Così facendo, l'acqua si abbassa ulteriormente. Tan ta tan ta tan. Male! Ok, dammi l'esperienza, grazie. Mi curo. Prendo altra. Allora, qua si torna indietro, quindi voglio andare un secondino qui sopra. Esattamente. Hop. Per attivare anche questa leva. Altrimenti non saremmo riusciti a tornare indietro da lì. Che fastidiose queste zanzare. Ok, però con un attacco a distanza è già molto più semplice batterle. E io quell'esperienza però la voglio. Grazie. Bisogna essere veloci qua. Ok, e siamo tornati di qua. O no, uno di questi. Ok. Ucciso senza nemmeno essere colpito una volta. Ottimo. Qua ho fatto fette un bel po' di mostriciattoli. E mi sono guadagnato un altro po' di esperienza. Ecco, quelli possono essere facilmente uccisi con una freccia. Così. Così che non disturbino nessuno. Tu mi servi come appoggio. Esattamente. Oh, attenzione. Qui abbiamo un'altra. Un altro frammento di cellula energetica. Tu mi lasci il muro, grazie. Queste due zanzare insieme sono pericolose, eh. Fatemi curare.
Ok. Bene, siamo arrivati più in fondo. Se non sbaglio, di qua c'è una cosa che è un po' difficile da fare attualmente. Esatto. È una cosa per cui che lasceremo nel prossimo episodio. Mentre di qua possiamo andare. Ecco, se riuscite a fare scontrare appunto queste zanzare contro il terreno, si stunnano. Qui sopra non possiamo ancora andare, purtroppo, quindi la nostra unica possibilità è scendere. Ecco, fatto. Un bel bruco che noi vogliamo. No, dai! Ma dai! Cioè. A parte che lì la fisica non ha avuto alcun senso di esistere, non so se avete visto, ma mi ha colpito sbalzandomi da una parte e io sono andato dall'altra, proprio opposta. Ok, fatemi curare, grazie. La cura recupera, rigenera 3 HP, 3 punti vita. Nel frattempo qui invece troviamo il piedistallo che dobbiamo attivare. È comparsa una ricompensa sfida ed ora quel totem è attivabile. Hai sbloccato una prova dello spirito. Trova il punto di inizio per cominciare la prova. Esatto, perché questo è il punto finale, è l'arrivo della prova, che noi dobbiamo trovare prima, attivandolo, e poi possiamo effettivamente far partire la prova quando la troviamo. Oddio. Va bene, va bene. Non ero minimamente preparato. Ora lo sono. E guardate come si distrugge qualcosa. Adesso è molto semplice. Vieni qua. Ehi, vieni qua. Esatto. Lo si fa scontrare contro una superficie. Così rimane stunnato e noi possiamo colpirlo. E si può passare di qua. Attiviamo la leva. Stiamo per prendere un'altra bella abilità. Grazie. Vabbè, questo scoiattolo ha la mira un po'. Da rivedere, cioè è saltato da tutt'altra parte. Esatto, si può passare di qua. Cattivissimo, ridistruttivo. E qui si può prendere la nuova abilità. Scatto. Hai acquisito una nuova abilità. Premi RB per scattare in avanti, anche a mezz'aria. Ma sarà un'abilità che proveremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!